Passata la notte prima degli esami, oggi alle 8:30 in punto è partita la prima prova scritta, quella di italiano. Tra le tracce Pirandello, Ungaretti, un testo tratto da Storia d'Europa dello storico Galasso sulle riflessioni sull'uso dell'atomica e poi l'importanza della carta costituzionale in un altro testo di Maria Agostina Cabitu, l'elogio dell'imperfezione di Rita Levi-Montalcini. Altro argomento, profili, selfie e blog sono solo alcune delle tematiche affrontate dai 526.000 maturandi in Italia. In Abruzzo sono 10.652 candidati agli esami di maturità. Ad aprire gli esami di Stato, come sempre, dunque la prova di italiano uguale per tutti gli studenti. Dopo la prima prova scritta di italiano di oggi, giovedì 20 giugno sarà la volta della prova di indirizzo al classico, il greco, allo scientifico, la matematica e via dicendo. A seguire da lunedì 24 ci saranno gli esami orali. Ma come considerare queste tracce? Lo abbiamo chiesto al docente universitario e storico Enzo Fimiani. Ma io sinceramente me le aspettavo meno stimolanti, invece sono tracce interessanti che secondo me stimolano da molti punti di vista, insomma, l'intelligenza, diciamo, i cervelli. E queste tracce secondo me offrono a tutti, ciascuno con le proprie sensibilità e anche capacità di sviluppare in maniera interessante vari argomenti che poi sono molto molto di attualità. Per esempio la traccia storica, quella che trae spunto da un lungo, fin troppo lungo direi, brano citato di Giuseppe Galasso, che è stato un grande storico italiano, che riguarda la tragedia che in fondo il mondo sta vivendo, che è quella delle guerre, no? E della possibile minaccia atomica, di cui si parla molto anche nei nostri mezzi di informazione. Poi c'è il tema, quello letterario, che in fondo di fatto, se non è una ripetizione, ma si colloca molto molto a fianco di quello storico, perché è una poesia di Ungaretti che parla della, diciamo, della tragedia dell'uomo travolto, no, dal fiume in piena delle guerre contemporanee, quindi è la condizione umana di fronte alla guerra. Lì forse avrei scelto un tema di letteratura o viceversa, magari di un altro macro tema che io vedo, per la mia esperienza naturalmente, quindi null'altro ci mancherebbe, vedo che interessa i ragazzi, per esempio la grande questione ambientale. E ci sono tracce che sembrano essere collegate tra loro, prosegue Fimiani. Che sono quella di Pirandello, che riguarda il cruciale, scivoloso, controverso, diciamo, rapporto tutto contemporaneo tra l'uomo e la macchina, no? Oggi viviamo in un'epoca nella quale ormai l'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite. Poi c'è la questione, c'è una traccia, la traccia del mondo dei social, nel quale soprattutto i giovani vivono, ma anche, diciamo, i boomers come me e tanti altri, ci mancherebbe, che in qualche modo ci ha fatto perdere l'abitudine automatica, anche il piacere di stare in silenzio. Una traccia molto interessante mi sembra quella legata a Rita Levi-Montalcini. Sì, è la traccia che probabilmente, magari male, avrei tentato di fare io tanti anni fa. Dalla sua autobiografia è un elogio, diciamo così, dell'imperfezione, no? In un mondo in cui cerca esasperatamente il raggiungimento di una perfezione a tutti i livelli, ricordare, no, che la natura umana in qualche modo è imperfetta, la vita è imperfetta e va bene così. Ancora tra le tracce la Costituzione e i beni culturali. Chiediamo infine al professor Fimiani, tracce abbordabili? Sono tracce abbordabili, ma non semplicissime.